Oggi in Via Novelli è arrivato con noi a trovarci Luca Rossi. Rossi, Rossi, Rossi. Luca. Forse è arrivato Luca Rossi. Vieni Luca. Eccoti qua. Ciao, 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 piacere. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Luca Rossi, tanta roba. Tanta roba, indossare. Sempre indossare la marca. Hashtag tanta roba. Tanta roba. Ciao, quanti sono? Bellissimo questa situazione. Sono tantissime, metà sono ancora fuori, il pubblico fuori, abbiamo dovuto lasciare un sacco di biglietti fuori, mi spiace anche per loro, chiedo scusa. Grande. Ma te li presento uno a uno, è quel mezz'ora di tempo, no? Anche due. Abbiamo le ragazze e i ragazzi e le ragazze della Maldi e del Falcone, il Bergamo Alzano. Bravi, sono divisi? Sono divisi pedissequamente, proprio in maniera netta, una recisione verticale, però ti presento anche la nostra Emilia, che tra l'altro è cameraman da noi. Ciao Emilia, fai saluta pure Emilia. La... Ciao Emilia. Facciamo un applauso Emilia. Un applauso anche Emilia. Ciao Emilia. E oggi abbiamo Claudia. Ciao Claudia, che è anche Claudia in regia. E poi ti presento Paolo, che abbiamo... Com'è bello Paolo oggi? Ciao Paolo! Ciao! Ciao Letizia! Oggi abbiamo Letizia! Un applauso Letizia! E infatti io, perché da casa io vi seguo e so che lì c'è Paolo, ma non mi sembra proprio Paolo. Ho detto, Luca, merita il meglio, oggi presentiamo Letizia. Perché molto sai bene. Che Paolo, con tutto il rispetto, detto Eugenio tra l'altro Paolo. Allora Luca, loro, in particolare non tutti, così puoi anche denunciarli. No. Poi Valentina. Sì. Silvia. Sì. Luna, Matteo e Sofia hanno preparato per te la social card. Ok. Cioè, chi sei tu attraverso i social? Siete pronti, vediamo, signori? Siete orgogliosi del lavoro che hai fatto? C'è Valentina, tra l'altro, il sorriso vedo smagliante. Faccia, esatto. Vedi che sorriso ha Valentina? Lei è sorridente, gli altri sono terrorizzati come se fosse un esame. Ma lei è come Joker, cioè sorride quando... Ah, ha questa malattia qui. Allora, pronti? Vediamolo insieme. Vai qui, vai di social. Luca Rossi nasce a Casal Pusterlengo in provincia di Lodi e attualmente vive a Cologno Monzese. È presentatore, speaker e animatore TV. Negli ultimi anni non è mai stato fuori dalla luce dei riflettori, passando da un palcoscenico all'altro. Fin da giovane si diletta nel salvare le persone dai numerosi pericoli urbani e già da bambino è considerato un piccolo Mozart. Peccato suoni tutt'altre note. Ultimamente è impegnato nel suo nuovo format Made in Internet, che conduce insieme a Favi e i Mates. È praticamente un uomo senza età, un Highlander, e come tale particolarmente misterioso. Il calcio è la sua droga, non può farne a meno, e Harry Potter è il suo migliore amico. It, in confronto, è un principiante e gli esperti lottatori di sumo cercano di imparare da lui nuove tecniche vincenti. Tutti sono invidiosi della sua bella pelata brillante, di cui va molto fiero. Insomma, possiamo affermare che Luca, energico e scherzoso, sia sempre pronto a farsi notare e a scoppiare come un palloncino. Oddio, oddio. Oh mamma. Questo è fantastico. Questo è l'effetto che fanno. Di solito tutti sono contenti quando arrivano, poi vedono la social card. Dicono, no, no, avete scavato in cassetti che avevo dimenticato della mia vita precedente. E non è un caso che le avevi dimenticate. Dovrei tornare dallo psicologo per questo. Mamma mia. No, complimenti loro, davvero. Veramente, bravi. Ragazzi, bravi. Non se possono alzare la mano i creatori, bravi. Alziamo ragazzi. La mano. Posso fare un applauso? Bravissimi. Ma ci applaudiamo, bravi, caspita, bravi. Perché no? Anche se loro hanno fatto delle domande, che io qui poi le farò alcune, ma... Quante candeline, perché quanti anni è difficilissimo. Allora loro l'hanno girato perché sono furbi. Quante candeline metterai la prossima volta sulla torta? Come allora, non dici l'età? Ti spiego, sono stato appunto contattato da una ragazza che ha collaborato a questo progetto e la cosa divertente è che non è che non la voglio dire, ora la dico, non è un problema. Ah, la dice, la dico tranquilli, anche perché manca proprio poco al 12 dicembre. Il 12 dicembre compirò 36 anni. E tu dici, non sembra, dici. Non sembra, no, sei più giovane. Perché secondo me l'età anagrafica e l'età che uno si sente
non è la stessa. No, perché esatto. Cioè, puoi avere magari 20 anni, lavorare in banca, quindi giacca e cravatta, dare delle e poi puoi averne 50 e passa, essere J-Ax, bella zio. Io ne ho 50 e passa, me ne sento 70 tra l'altro. Ecco, quindi cosa. Saranno 36, però grazie al lavoro che faccio me ne sento 19 appena compiuti. Quindi. Benio, perciò sei un loro quasi coetaneo. Siamo in coetanei, ragazzi, dopo andiamo al McDonald's tutti insieme. Si può dire McDonald's? Cioè, noi siamo l'unica trasmissione che fa la pubblicità però dichiarata a gente che non ci paga, tra l'altro. Perciò, se vuoi possiamo anche di Rolex. Sai quanto costa un Rolex? Lui abbiamo l'esperto, Michele. Andiamo al micro. Quanto pensi che costi un Rolex, vediamo. Secondo te? Tu no, lui lo sa tutto. Dipende il modello. Allora, partiamo da una base d'asta di Ido, lo so, 25-30 mila euro? No. Ti puoi fare un Daytona d'oro, però... Tanto, ma se vuoi prendere proprio quello che costa meno, te la cavi con due X-Factor, te la cavi. Dipende, sì. Io non ti conosco, dipende qual è il tuo stile, se sei tamarro o un Daytona d'oro. No, scusa, tamarro. Scusa, posso sbagliare io questo domanda? Scusa, Luca, sei tamarro? Sono tamarro, il giusto. Il giusto. Per un tamarro il giusto, che Rolex gli diamo? Cioè, tu per tamarro intendi quello che guida col gomito fuori, sai, la mano... Ecco, Rolex. Tipo Gue Pequeño, insomma. Ah, Gue Pequeño, allora no. Salutiamo anche Gue. Grande Gue. Grande Gue Pequeño tamarro. Tamarro che non sei altro. Sì. Un Gue Pequeño, che orologio gli diamo, un Gue Pequeño? A lui tutti, cioè, lui è... Guarda, lui è tanta roba. Ieri sera abbiamo... Era tantissima roba. Ieri sera abbiamo... fatto X-Factor in diretta e c'era ospite Marrakesh, che lì è tamarrissimo anche lui a livello di spazio. Hai Rolex Marrakesh? Che... Sì, se non sbaglio è un Submariner. Ma li Submari- sa tutti li sa, anche li i prezzi ti sa. Capito. Però se vuoi te la cavi con 4.000 euro quello che costa sì, meno. Sì, dov'è il problema? Nuovo, andata. Usato, ne trovi a meno, rotti, ne trovi quanto ne vuoi, questo è un altro problema. Va bene. Grazie mille Michele. Grazie Michele. Allora Luca, dici poi cosa fai. Allora, se sì. dovessi chiederti, visto che fai un sacco di cose, sì. però te le chiedo di sceglierne una. Io sono Luca Rossi e... Cosa scegli? Ok, e sono felice. Cioè, nel senso, sì, perché il mio lavoro è bello perché sono all'interno di tutte le realtà che la gente, grazie alla televisione, segue e vede certo. da casa. Sono all'interno in quella linea di mezzo tra l'essere il conduttore, ma non lo sono. Quindi sono sul palco, ho un pubblico, ho un microfono, ma non è il mio programma. Sono lì ad accogliere il pubblico e a prepararlo, a riscaldarlo per poi... far condurre allora, i vari... Se posso dire, sì. fai il mestiere più difficile del mondo, sì. nel senso, perché per un verso, come quando vai al concerto la band che c'è prima, nel senso, esatto, tutti aspettano Cattelan, Gerry Scotti, Gerry Scotti e tutto, e tu però arrivi... Infatti quando arrivo tutti dicono questo chi è, allora io mi presento, hai fatto l'esempio giustissimo, sono un po' come i gruppi che aprono i concerti, io apro i programmi. Apri i programmi. Ed è bello, bellissimo, ma allo stesso punto... importante perché se sbagli magari a spiegare una cosa piuttosto che a dare un'indicazione, poi durante la puntata succede quello che non dovrebbe succedere. Perciò tu dai anche le indicazioni, certo, proprio di fondo. È un misto tra nozioni tecniche, cioè tipo in caso d'emergenza l'uscita è quella piuttosto che quella, le tempistiche, se sei registrato avremo una pausa, e mischiato anche invece a riscaldare la situazione, perché quando voi da casa... Certo, se no chiamavano un hostess della esatto. Maria Nera e faceva il segno alle cose, invece è no. È vero. Quando da casa si guarda un programma televisivo, per esempio X-Factor, non so, chi è che guarda X-Factor sulla mano? Tutti, vero? Bravissimi loro. Praticamente, anche loro, tutti. L'hanno alzata tutti, tutti certo. Tutti. Facciamolo finto. Chi è che guarda X-Factor sulla mano? Bravissimi. Praticamente, quando inizia la puntata, da casa c'è la sigla e poi la regia passa la messa in onda, il segnale dello studio. E c'è... il pubblico, migliaia di persone che urlano, non è che quelli sono pazzi e dicono ok urliamo, c'è qualcuno prima che li ha preparati, non come noi che invece andiamo così bruciati, però sono bravi, ma loro sono un talento naturale, ma abbiamo anche noi, cioè il tuo alter ego con un sacco di capelli in più sì. è Mattia, che è il nostro fonico, che lui all'inizio spiega le regole, dai cicchetti se qualcuno fa casino, okay. mi raccomando, anche tu dai, sei un po' severo. Molto, soprattutto se siamo registrati non si possono fare foto, perché rischi di spoilerare, di anticipare mesi prima quello che poi succede. Perciò chi usa il cellulare non può usare il cellulare, ad esempio, qua non si può usare il cellulare. E invece altre indicazioni che dai proprio un po' severe? Beh, no, poi dipende anche dal programma, per esempio se siamo ad X Factor il pubblico deve divertirsi, deve cantare, ballare, urlare, se invece siamo in un programma, per esempio Caduta Libera con Gerry Scotti, ci sono invece delle, chiamiamole, lui le chiama le liturgie, cioè ci sono dei momenti esatti dove il pubblico diventa parte integrante della puntata e deve gridare o urlare determinate frasi o motti, per esempio il montepremi, 500.000 euro, se tu ci fai caso, Gerry guarda la camera e dice si possono vincere fino a... e tutto il pubblico 500.000 perciò è questo, quello lo spieghiamo noi prima, facciamo voi prima, capito? Caspita, che bel lavoro. È bello. E cioè il bello è difficile perché non è semplice. Quanti programmi hai seguito finora?
Oddio, sono 10 anni quest'anno che faccio questo lavoro. È il numero esagerato. E quello che ti è piaciuto di più? Eh beh, io X Factor mi sento a casa, anche perché ho iniziato con X Factor, quindi questo è il mio 10° X Factor, cioè è la 13ª edizione, ma è il mio 10° X Factor. Perché prima c'era forse un X Factor, andava quello sulla Rai. Io ho iniziato nel secondo della Rai. Il terzo della Rai, essendo la 13ª edizione, giusto, è 10 anni che lo faccio. E come è cambiato X Factor? Come sono? No, beh, X Factor, ragazzi, è una grande famiglia, cioè veramente lì lavorano tantissime persone, ci conosciamo quasi tutti, è gente che da metà marzo a dicembre, che ci sarà la finale, vive la sua vita attorno ad X Factor. Quante persone sono? Quanto è il castello delle persone? Io il numero esatto non lo so, chiedo un aiuto. Chiediamo aiuto da casa? Sicuramente più di 300, sicuramente. 300 più di, persone. Sì. 300 è una macchina, persone. Voi non avete idea del lavoro che c'è dietro quella produzione. No, è per quello che ci interessa che sei qua, perché tu ci dai un'idea di quella cosa, perché nessuno si immagina, due cose, cioè il conduttore, tre cantanti. No, ci sono vari settori, cioè nel programma televisivo esistono, c'è la regia a capo di tutto, poi c'è la regia delle luci, la regia audio, la regia tecnica, e sono tutti settori che riescono a integrarsi l'uno con l'altro in diretta, quindi mentre la regia manda il filmato che voi vedete da casa, sul palco magari entrano 30 persone che preparano le scenografie, durante i 2 minuti del filmato queste persone escono, ritorna la linea e il palco è pronto, cioè è una macchina che... Sono stupito, cioè, so come funziona, però sono stupito a sentire te raccontare perché è così complesso, sì. X Factor. E invece il programma che, diciamo, come sono le persone con cui lavori, cioè i grandi, noi li vediamo magari da questa parte della, cioè, dello come schermo. Sono nella vita? Nella vita, sì. Come sono nella vita? Allora, so che non potrei parlare troppo male. No, guarda che la maggior parte sono esattamente come li vedi in onda, cioè come sono in onda nel privato sono i alcuni addirittura sono meglio, cioè sono più simpatici, più alla mano. Che uno ancora meglio di com'è? Gerry Scotti. Gerry Scotti dal vivo in onda lo abbracceresti, dal vivo è Babbo Natale, Natale. È proprio buono come il pane, veramente una persona. E c'è qualcuno tignoso invece, qualcuno un po'... Non dirò il nome, ma sì, ci sono. Sì. E poi altri che invece non dici sono... il nome, ma che programma fa? No, non riesco. No, evitiamo questa parte. È durissima. Però quando ti ritirerai faremo un libro di memorie insieme. Sì, sì, dopo lì dirò tutto. Quando appendo il microfono al chiodo dico i nomi, mi tolgo i sassolini. Oh, perfetto. No, poi ce ne sono certi che addirittura sul cellulare, cioè, loro mi danno il numero, ci sentiamo, quindi proprio... Cioè, tranquillità su questo punto. Loro presentano un lavoro che è il lavoro di tutti, quindi sono molto umili. Ci sono persone che la gente vede in onda e dice, cavolo, quello... Magari i ragazzi dicono, chissà come se la tira, e invece... Invece rimango umile. Sono buoni, veramente. Invece rimango umile. Resto umile, come il meme. Allora invece Luca, raccontami un po' della tua storia, della tua vita. Ho visto che sei nato in provincia di Lodi. Sì, che infatti ho sentito Viva Cologno Monzese, perché io sono ancora molto attaccato alla mia casa Pusterlengo. Io nasco da lì, proprio è la classica cittadina tranquilla di campagna dove tutti si conoscono, è proprio bello. Perciò sei ancora attaccato lì. Sì, però io già dalle elementari, quando magari, sai, i compagni di classe giocavano a calcio, io non ero amante di quella realtà, sport. E magari con un pennarello fingevo di essere già un presentatore, quindi proprio mi davo del malato, perché mentre tutti si trovavano all'oratorio a giocare io stavo in casa e mi immaginavo di avere davanti un pubblico. Stavi preparando il pubblico? Sì, ma ero in casa da solo, cominciato comunque, sicuramente se intrattieni il pubblico da solo, poi quando hai il pubblico... No, è fantastico. È fantastico. No, finalmente ho qualcuno. Guarda, ieri sera ero ad X Factor con più di 1800, quasi 1000 persone. E wow, cioè stare lì un'ora con loro, proprio ti diverti, che è un lavoro fantastico. E alla loro età invece, loro, fate la terza, quarta? Terza. Alla loro età io suonavo nella banda del paese di Casal Pusterlengo. Che strumento? La tromba. Perché a scuola avevo imparato a suonare il pianoforte. Louis Armstrong di Casal Pusterlengo. E vabbè, il flauto dolce che tutti suonano, poi nella vita non servirà mai. Quindi. Tutti suonano, però la grossa, se tutti provano a suonare, esatto. Però poi ok, a scuola. E praticamente io avevo già, appunto, come ti ho detto, il sogno di lavorare nell'ambito dello spettacolo. Poi è arrivato l'avvento dei social e io seguivo una radio, posso dire anche la radio? Seguo tuttora una radio che è Disco Radio, e c'era il mio speaker radiofonico preferito, che è Walter Pizzulli, che ora non è più Disco Radio, si è spostato a M2O. Possiamo dire M2O? Mangiamo tu, ma noi siamo una trasmissione che dice tutti, sai, mi arrabbio quando sono telespettatore.
Che no, ma questo non lo posso dire, io sono lì, io voglio saperlo. Ok, perciò, allora diciamo, che cavolo. E quindi io seguivo Walter Pizzulli sui social e ho avevo notato una notizia dove Walter Pizzulli praticamente tramite un'accademia di Cologno Monzese, un'accademia che saluto, il gruppo ST di Cologno Monzese, ha un ramo accademico, la ST Telefono. Art School. No, telefono, no, non lo so, però dove ho visto la foto del diploma e dove mi sono diplomato, quindi lì trovate. Ah, c'è quello, esatto. Perfetto. All'interno di quell'accademia Walter Pizzulli teneva delle lezioni sullo speakeraggio radiofonico, ero molto incuriosito da questa cosa. Allora mi sono iscritto, ho fatto un provino, il provino è stato disastroso come tutti i provini, ho fatto un provino e mi hanno suggerito di dover studiare, perché ragazzi fare questo lavoro sembra facile, però ci vuole una base, devi studiare la tecnica televisiva, quindi come stare davanti a un pubblico, come stare su un palco, studiare la dizione. Ora io ne starò sbagliando tantissimi, però se lavori per esempio in un programma della Rai, loro non vogliono sentire perché, ma vogliono sentire perché. Scusa, possiamo sentire Letizia allora? Dimmi sempre. Che Letizia? Sempre. 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 Brava Letizia. Topo. Fa una foto. Moto, foto non si può sentire la Rai. Moto topo. Vai, foto, moto, topo. Sempre. 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 E quindi sempre bene Letizia. Brava sempre. Letizia, bravissima. E quindi ci volevano delle basi che non avevo. E questa scuola formava, era una scuola canto recitazione ad indirizzo televisivo. Quindi come fare il lavoro della televisione. E mi sono studiato, mi sono diplomato e ho iniziato tramite questa agenzia a lavorare in programmi TV più piccoli. Di X Factor. Poi man mano vedevo che mi piaceva, poi come tutte le cose... Il primo programma, sono curioso di sapere, programma che hai detto, caspita, questo è un programma che ci tengo, perciò che vedono gli altri, sono orgoglioso. Il primo che ho fatto? Dove hai partecipato, dove... Ah, ok, credo che sia stata Colorado. Colorado? Quando sono stato chiamato per la prima mia edizione di Colorado è stata wow. 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 Perché lo seguivo da casa, quindi star lì con Pintus, Pucci, tutti wow. E qui abbiamo avuto tanti di Colorado. Sì, sì, lo so. Ne hai visto, sì, sono arrivati... E poi, vabbè, tutta la grande famiglia Mediaset, da Gerry Scotti, quando sono stato chiamato la prima volta, mi hanno chiamato dicendomi Gerry avrebbe piacere ad averti nella tua squadra, io ero a caso fatto, puoi ripeterlo? Ma, e davvero. Quindi, poi X Factor è sempre... X Factor, quest'anno come sta andando X Factor? Cioè, allora, bene, nuovi, nuovi giudici... E come stanno i nuovi giudici? Piacciono, Sfera Ebbasta ha stupito tutti. Ah, Sfera sì? Ebbasta... Quando è uscita la notizia, io sentivo tipo. Io uso la mia famiglia di riferimento come esempio del pubblico del generalista, pubblico. Ovvio. Tu hai detto, mamma, ci sarà Sfera Ebbasta. E ti ha detto, chi? No, ma la prima risposta è, canta? Io, sì, che canta. E ha stupito tutti. Sfera è simpaticissimo, è molto intelligente, molto educato, è corretto. Quindi, un applauso a Sfera Ebbasta, facciamo. E facciamo. Applauso tiepido, però, Era più e basta che a Sfera. Facciamo un applauso a Sfera e basta, proprio. Va bene. Ci piace. Qui abbiamo però amanti di Beyoncé. Non abbiamo ancora Beyoncé. Non c'è ancora l'anno prossimo, magari. E poi chi abbiamo gli altri? Quest'anno c'è Malika Yan. Grandissimo. Ah, già, è vero, Malika Yan. So che avete avuto Paolo Pinna nelle esatto, puntate, Paolo Pinna. Che è il suo make up artist personale. Tra l'altro l'ho vista molto in forma, sì. Ho letto anche che, come Elisa peraltro e come Virginia, cambia un vestito al giorno. Questo cioè, non lo so. L'ho letto so io. So altre cose di star anche internazionali, dei loro riti scaramantici, questa cosa. Questo no, sì, non hanno. Sì? Non, poi c'è Samuel, il frontman di Subsonica. Ah, Subsonica, conoscete Samuel L. Jackson, no? No. Okay. E poi c'è quella che noi chiamiamo l'inossidabile Mara Maionchi. Mara Maionchi! Un applauso a Mara Maionchi. Mara Maionchi! Mi fa sorridere. Mara, una cosa divertente... Scusa, dopo mi dici una cosa divertente. Sì. Mi fa sorridere perché uno pensa, no? I giovani, Sfera Ebbasta, Sfera Ebbasta, e Mara Maionchi. Invece no, Mara Maionchi, Mara Maionchi! Fetto nonna, Mara Maionchi. La Marona Intanto, nazionale. Abita vicino, io sono di Como, lei abita proprio vicino, sì? Quasi vicino a me. No, una cosa divertente, ti stavo dicendo, di Mara Maionchi, che appunto lavorando da molti anni ad X Factor, ci siamo conosciuti ad X Factor, e ho lavorato a Sanremo Young, che per la loro fascia d'età era... Il festival di Sanremo dei ragazzi. Sì, è condotto da Antonella Clerici. Sì. E nella prima stagione, ho lavorato nella prima stagione, e c'era Mara Maionchi anche lì in qualità di uno dei giudici, che lì era l'Academy, quindi era uno della... Com'è Mara Maionchi live? Mi ha visto all'Ariston, sì. Ci siamo visti, lei ovviamente
presa da tutte le cose, non è che fa caso, certo. Non si era interessata di sapere chi fosse lo scalda pubblico, cioè siamo proprio... Si chiama così, lo scalda pubblico? Scalda pubblico, tutti lo chiamano animatore di studio, beh, è bello, scalda pubblico. Sei il fiorello del primo spettacolo. Poi ti dirò una cosa che magari non tutti sanno dello scalda pubblico. Ah, perfetto, mi voglio saperla. Bara Maionchi mi vide all'Ariston, ci siamo visti lì dentro il teatro col pubblico, perché stavo già lavorando, loro entravano pochi minuti prima della diretta, la prima frase che mi ha detto è stata: uè, che cazzo fai qua che non è X Factor? Subito. Grande Maravio. Grande. È, così, non... è così anche, sì, dal... sì, cioè non recita Mara Maionchi, no, è così, no, no, proprio tranquilla. E ha la voce proprio così. Sì, così, magari nei fuori onda c'è il pubblico come qua e dei ragazzi gli urlano dalle tribune, non so, Mara ti amo, e lei fai bene, così. Sì, sì. E, no, la cosa di scalda pubblico che non tutti sanno, che molti o comunque alcuni dei personaggi che tutti ora noi vediamo in onda hanno iniziato come scalda pubblico. Per esempio la iena Giulio Golia, sì, era lo scalda pubblico di Paolo Bonolis. Negli anni 90 c'era un programma, ragazzi, se andate a curiosare su YouTube, si chiamava Tira e Molla. Ah, Tira e Molla, certo, certo. Lui era lo scalda pubblico di Tira e Molla. E poi pian piano è diventata una iena. E ora e è tu, la allora, iena se io dovessi dire, Luca, visto che qui è un po' il salotto dei desideri, salotto è la parola grossa, qui è la sala dei desideri. Tu invece come ti vedresti tra qualche tempo? Cosa vorresti fare tu? Sì, sì. Tu, cioè Giulio Golia adesso fa la iena. Allora, tu invece Luca Rossi vuole... Io voglio e ci sto già lavorando, perché ragazzi un consiglio che vi do, se volete che una cosa... Ora non voglio fare la frase da Baci Perugina, però è una cosa che ma ci tengo a dire. Ma noi un Baci Perugina ogni tanto lo mangiamo volentieri. Se volete raggiungere un obiettivo, cioè se avete un sogno che volete realizzare, l'unica cosa che potete fare è iniziare a lavorarci, a lavorare per realizzarlo. Cioè non è che si realizza da solo. Cioè se io voglio dimagrire è inutile che la sera prima vado a mangiarmi mezza torta, la mattina dopo non sarò dimagrito. Cioè, okay. Ovvio che no. Quindi se volete diventare un calciatore dovete allenarvi, un cantante dovete studiare, uno scrittore dovete leggere. Se avete un obiettivo, una se passione. Voi da grande volete, io voglio fare quello, adesso, ora dovete iniziare a lavorarci, perché non è che cade dal cielo. Di solito poi capita che già quando uno ha una passione fissa comincia già subito. Ma perché molta gente dice sì, intanto... Voglio da cantante, ma tra un po' vedo, comincio. No, ragazzi, no. Il tempo va, cioè il tempo non torna più indietro, quindi ragazzi, prima si inizia, prima si raggiunge, meglio è. Quindi ci sto già lavorando perché lo scalda pubblico mi piace tantissimo, andrò avanti a farlo fino a quando potrò. E la mia idea, che appunto grazie al mio agente che saluto, Stefano Timolina, che è qua con noi, un bel applauso. Un bel applauso Stefano! Grazie. Al già, mio agente. Già che hai un agente, tanta sì, roba. Fantastico. Cioè, io però ho tanta gente qua. Però tu almeno un agente. Questa è la ruba. Questa è la ruba. E stiamo lavorando a un progetto che è di ripristinare appunto per voi ragazzi d'oggi i programmi che c'erano quando ero ragazzo tipo io. Quale? Che ora non ci sono più. Te lo ricordi Colpo di Fulmine? Loro non certo. Sanno neanche di cosa si tratta. Però metteva insieme, diciamo... Era quella chiave un po' particolare. Cioè, voi immaginate di avere Uomini e Donne di Maria De Filippi, però in giro per le strade con perfetti sconosciuti. Immaginate questa cosa bellissima. Voi state passeggiando tanto. Per Bergamo, arriva l'inviato che arriva da te e ti dice ciao, come ti chiami? Per esempio tu, come ti chiami? Francesca, sei fidanzata? Microfono, sai, perché sennò qui scalda il pubblico, ma dopo scalda la sei regia. Sei fidanzata? Sì. Ok, quindi qua finiva il gioco, andavamo avanti. Tu a fianco, come ti chiami? Francesca. Anche tu, tutte sì. Francesche, perfetto. Sei fidanzata? No. Ok, no. E allora la domanda è, ti vuoi venire a trovare un fidanzato? Facciamolo con loro, ad esempio, perché loro sono due scuole diverse. Ah, perfetto, ecco. Sei fidanzata? No, ok. Vai. Vuoi venire in giro a trovare un fidanzato con noi? Sì. E tu inizi dirlo. A correre no. Per Bergamo. Oh, scusa, guarda l'interesse, vuoi? Sì, proprio. Francesca, la risposta è sì, non è che sì, sì. Va bene. Ci okay, tengo. Perfetto. Quindi tieni conto che Francesca è salita una volta sull'auto di uno sconosciuto, pensato fosse suo padre, è stata su un minuto, poi è scesa senza dire niente. Fantastico questa auto. Cosa, no, bellissimo. Lei è quel colpo di fulmine l'ha già fatto. Perciò sì. Sì. Scegliamo. Quindi iniziamo a correre per Bergamo, io e te. Tu quando vedi qualcuno che ti piace, dimmi chi tipo ti piace chi di loro. Piace loro, dai. Momento dirlo. Imbarazzante per Francesca. Puoi dirlo, puoi dirlo. Ti piacciono biondi, mori? Mattia, scegli Mattia. Uguale. È uguale. Perfetto. Vabbè, ovviamente nel caso della ma puntata. Tu come ti chiami tu? Mattia. Mattia, perché c'è anche un altro, ma tu come ti chiami? Tu come ti chiami? Mattia. Mattia, scusa. Francesca. Tu come ti chiami? No, scusa, tu come ti chiami? No, tu come ti chiami? Michele, tu come ti chiami? Michele, coppia, Michele, Mattia, coppia, Mattia, perfetto. Francesca. Cioè, me l'avete messo? Mattia, Letizia. Me ne messi vicini perché sai prima. Che non mi ricordo. Ok, quindi nel programma vero ovviamente lui non Mattia. Sa che tu l'hai scelto, cioè lui non ti vede, e quindi tu mi dici mi piace lui, allora io ti faccio nascondere magari dietro una colonna, dietro. Ok, vado da lui sei e gli dico colonna. Ciao, come ti chiami? Mattia, e ti dico sei fidanzato? Sì. Peccato.
Scegli un altro, scegli un altro. C'è un singolo, altro Mattia. C'è una, chi non è, Mattia, sei fidanzato? Sì, sì. Anche tu? No, te, sì. Anch'io. Ah, no, no. Oh, tu, guarda, lui non è fidanzato. No, no, io te lo dico. Ha la faccia tipica del non fidanzato, è lui. Neanche lui, neanche lui. Però cominciamo a te. Il programma sarebbe. Il programma sarebbe. Loro non sanno che lei ha scelto lui. Quindi io trovo il singolo e ti dico: c'è una ragazza. Tu, ovviamente, nel programma vero non sai chi è lei, non l'hai mai vista. Ti dico. C'è una ragazza che ti ha visto, sei carino e vorrebbe incontrarti. Vuoi incontrarla? Se il ragazzo risponde di sì... Ok, tu di sì, proviamo. Li facciamo incontrare. La cosa bella qual è? Che, attenzione, siccome lui ha scelto di incontrarla a busta chiusa, lui già lì ha vinto un viaggio. Perché ha scelto. Allora sì. Dopo l'incontro, la cosa bella del programma era che può decidere se andare con chi vuole lui o se portare lei in questo viaggio, capito? Cioè, cercava di far nascere il colpo di fulmine. Comunque ti conviene dire di sì. Allora quello lì conviene a me dire di sì. Hai capito? Quindi ora la domanda uso loro come sondaggio. Come a voi piacerebbe un programma del genere? Sì. Hai capito quando hai detto viaggio, poi hanno detto sì. Quindi il mio sogno sarebbe di riportare un po' in onda quei programmi che non ci sono più per io. Allora, io spero davvero, Luca, che riuscirai a realizzare e che abbia molto successo questo programma. Te lo auguro davvero di cuore. Te lo auguro non soltanto per quello che ci ha raccontato, ma per la gavetta che hai fatto. Sì. Sei un esempio per questi ragazzi, te lo dico proprio. Grazie. A me piace essere sincero, sì. Perché noi vediamo tante star, tanti che arrivano, però non sappiamo la fatica che hanno fatto. Noi invece ci hai raccontato da parte la fatica che stai facendo, perciò l'abbiamo molto apprezzato. Ti chiedo un'ultima cosa, certo. Poi ti faccio concludere. Sì, sì. Cresce chi impara, è la frase che noi diamo sempre, il nostro motto, puntini puntini. Cresce chi impara. Cresce chi impara e soprattutto continuando a imparare non finisce mai di crescere, secondo me. Perché cresce chi impara... E continuando ad imparare non si smette mai di crescere. Può essere comunque... Accettiamo, sì, sì. Giudice, signor Peregrini. Dai, cioè, è profonda, se sotto ci lavori sotto è profonda. Mamma mia, davvero, stavo già quasi non bisogna mai smettere di imparare nella vita. Luca, di quello che vuoi per finire questa puntata. No, dicevo, ragazzi, veramente, non arrendetevi se anche farete dei provini o se volete raggiungere un sogno, come vi ho detto prima, e troverete i primi muri, i primi no... Non arrendetevi, ragazzi. Faccio l'ultimo esempio, poi so che abbiamo i tempi stretti. Bill Gates. Ma che noi siamo l'unica puntata che anche se non li allarghiamo. Pensa che cosa che sia. Allora, internet lo usiamo tutti, cioè certo. Il www. Ok. Pensate che Bill Gates, quando fondò la Microsoft, per trovare i fondi per fondarli, soldi. Certo. Negli Stati Uniti d'America girò oltre 100 banche. Cioè, voi immaginate. Di essere in Italia, vai in una banca, gli proponi il progetto, dicono no, i soldi non te li diamo. Allora vai in Francia, vai in una banca, ti dicono no, i soldi non te li diamo. Vai in Germania, in una banca. No. Lui ha girato oltre 100 banche negli Stati Uniti, alla 101esima gli hanno detto di sì, gli hanno dato i soldi e lui ha creato internet. Voi immaginate se lui alla 18esima banca... La rapinava. No, esatto. Se lui alla 18esima banca si fosse detto tanto sono tutti no, mi arrendo, nessuno ora avrebbe internet. Esatto. Quindi non fermatevi davanti ai no. Esatto, non fermatevi davanti ai no, continuate, che intanto il primo no arriva. Ho lavorato a The Voice con Raffaella Carrà e mi disse che il primo sì arriva dopo 10 no. Ma dai, vero? Quindi fate un provino no, il prossimo andrà meglio. Fate un provino no, poi ne arrivi uno, sì. Preso. Luca, sei un grande. È finita questa puntata? Sì, sì. Ci spiace, il primo sì però è arrivato. Grazie mille a Luca Rossi con noi. Grazie a voi, Luca.